Mi chiamo Angelo. E vieni da? Vengo da un piccolo paese della provincia di Potenza, Avigliano, nella vicina Lucania. Sono qui vicino ai calabresi. Sei vicino di casa. E cosa fai nella vita? Io sono uno studente universitario, studio lettere a Potenza e fra poco mi laureo. Ah, senti, e cosa fai qui? Ho portato un'opera d'arte. Avete presente il Caravaggio? Sì. Beh, io ve l'ho portato qui dietro, proprio qui. Figata incredibile. Guarda, guarda, guarda. Sono vivi, non sono statue. Posso far scendere i miei compagni? Ragazzi, venite, venite. È veramente notevole, valeva la pena tenere il sipario chiuso, È un'idea pazzeschissima. Ma poi Caravaggio, la luce, difficilissimo. Stupendo. Anche il trucco, e poi loro bravissimi, l'immobilità, i corpi. Ma tu l'hai già fatto questa esibizione, è la prima volta? È una nostra rappresentazione popolare, legata alla nostra tradizione di questo piccolo paese che è appunto Avigliano. Questa manifestazione si chiama Quadri Plastici o Quadri Viventi. Ho portato il mio paese, ho portato interamente, Avigliano. Claudio! Bellissimo, talmente bello che sembrava come si dice? Un quadro. Quello che dovevano. Quello che volevano far sembrare. Esatto. Come diceva anche Luciana, la luce è bellissima, che per Caravaggio è fondamentale. Sì. Non voglio fare la spia, non faccio nomi, ho visto uno che si grattava il ginocchio, ma non voglio fare la spia. Nina! È un lavoro bellissimo, curato nei minimi particolari, perché appunto non basta fare bene le cose, ma bisogna farle strabene per ottenere un risultato senza imperfezioni e quindi perfetto. Frank! Secondo me la particolarità sta soprattutto nel fatto che nel poco tempo che è passato abbiamo visto tantissimi talenti diversi, cioè il talento delle luci, il talento del trucco, il talento di rimanere fermi immobili. Una delle performance più particolari e belle che abbiamo visto finora, questo è sicuro. Grazie, grazie a tutti. Il mio MC Nina. Ma ovviamente sì. Grazie. Frank. Sì. Ovviamente 4 sì. Grazie. Ciao belli. Ciao ragazzi!
ragazzi, vi è piaciuto questo video? Pensate di saper fare ancora di meglio o addirittura di meritarvi un golden buzzer? Allora dovete iscrivervi ai casting per la prossima edizione di Italia's Got Talent. Andate su questo sito oppure chiamate questo numero. Vi aspettiamo. Ciao!